Il Vangelo di quest'ultima domenica di ottobre, conclusione del mese missionario, è una bellissima esperienza di cosa significa essere discepolo, missionario di Gesù. C'è di mezzo Zaccheo, un pubblicano ricco che ha un desiderio, quello di vedere Gesù. Sale su un albero, è piccolo e attende di vedere Gesù che passa. L'unico desiderio che ha è di vedere, niente di più. Ma c'è un altro, proprio Gesù. Anche lui ha un desiderio. Zaccheo, scendi subito. Oggi devo fermarmi a casa tua. Mi piace sottolineare questo devo fermarmi a casa tua. Non è così un passaggio insolito, è un dovere, è una necessità che Gesù esprime. Voglio venire a casa tua. Perché? Perché quel desiderio di Gesù riempie quel piccolo desiderio di Zaccheo che voleva semplicemente vederlo. Quel vedere si realizza completamente dalla presenza di Gesù. Una presenza che cambia la vita, che trasforma la vita di quest'uomo. Se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Se voglio veramente impegnarmi, ecco, Signore, metà dei miei beni la do ai poveri. Zaccheo si riscopre trasformato, amato, perdonato. La sua vita, possiamo dire, è resurrezione. Cosa che non aveva mai immaginato. Non aveva mai pensato che le cose sarebbero andate così. Ha capito che il nome di Dio è misericordia. Papa Francesco ci ricorda che ciascuno di noi è una missione. Io sono una missione. Troviamo queste parole in Evangelii Gaudium. L'incontro con Gesù, l'aver lasciato entrare Gesù nella mia vita, fa che questa vita, questo tesoro prezioso che ho nelle mie mani, diventi una missione, capace di donare, di testimoniare, di condividere il dono prezioso che è dentro di me. Posso gridarlo, anche senza parole, con gli atteggiamenti, le realtà che vivo, il mio essere nel cammino di ogni giorno. E questa testimonianza diventa un dono per il mondo intero. Cerchiamo di vivere così ogni giorno.